Ciao a tutti ragazzi, molto nuova recensione. Fin di oggi è Percy Jackson, Il re dell'Olimpo, Il mare dei mostri 3D, perché l'ho visto in 3D. Del 2013 per la regia di Thor Freudenthal. Regista che non conoscevo, che ho controllato praticamente chi fosse, ed è un regista che ha realizzato, diretto, sceneggiato, è stato direttore degli effetti visivi di film come Stuart Little, i due Stuart Little, La casa dei fantasmi, Diario di una schiappa, quindi film per ragazzi, diciamo, insomma. Decide di prendere le mani in le redini di questo secondo capitolo di Percy Jackson. Il primo del 2010 fu diretto da Chris Columbus ed era Il ladro di fulmini. Tutta questa è una saga letteraria, che per chi non la conoscesse è una saga letteraria che è stata trasportata al cinema e che avrà altri 3-4 film che si dovrebbero fare, perché ancora ci sono tanti libri. Ed è il primo diretto da Chris Columbus del 2010. Chris Columbus decide di abbandonare la regia del primo film e di tornare qui sulle vesti soltanto di produttore. Com'era il primo film? A me non era dispiaciuto, l'ho rivisto praticamente ieri prima di rivederlo, prima di vedere il secondo al cinema, ed era un film interessante. Perché? Perché nonostante non avesse qualcosa di particolarmente innovativo, perché ricalcava comunque sempre quegli aspetti fantasy un po' presi da Signore degli Anelli, un po' presi da Harry Potter, soprattutto da Harry Potter secondo me, ed era ben messo in scena, c'era una buona fotografia, risultava comunque il primo film un prodotto gradevole, non eccezionale, però la cosa particolare del film era un forte aspetto comico, un forte tasso comico che aveva, però la cosa particolare era che andava sopra le righe, prendeva quei canoni appunto degli dei, dei semidei, di Zeus, di tutti quanti quelli là, e praticamente andava oltre le righe, cioè cercava di appunto di... Un film che va sopra le righe, cerca quasi di esagerare su questo genere, però comunque rimanendo nei canoni delle storie fantasy comunque di genere. E anche c'era l'ottimo cast, non ricordo Uma Thurman, Rosario Dawson, Pierce Brosnan, oltre ai tre protagonisti che sono diventati famosi grazie a questo film. Dopo 3 anni arriva nelle sale questo secondo capitolo, questo Il mare dei mostri. Com'è il risultato finale? È un film... ma... a fatica, va avanti a fatica, è un film che è di fantascienza, che è discreto, niente di eccezionale, con una sceneggiatura che è da ieri che ci penso, perché è un po' complicato parlare di questo film secondo me, cioè almeno per me, perché la sceneggiatura è molto, ma molto, ma molto più tranquilla, più cauta rispetto a quella del primo film, e ho capito che anche da molti che hanno letto il libro, io non ho letto il libro, che... è così anche nel libro, che il secondo capitolo, Il mare dei mostri, è più cauto dal punto di vista dello svolgimento della sua trama, non tanto degli avvenimenti, di quello che accade. Ed è più tranquillo, però il film, nonostante sia un buon prodotto, un semplice prodotto più che altro, sembra quasi non osare mai nell'andare oltre. Il mare dei mostri ha una trama più... cioè, anzi... più niente, quale, meno articolata rispetto al primo capitolo, al ladro dei fulmini, e parte appunto con un punto a sfavore per quanto riguarda la trasposizione cinematografica. Il regista fa più fatica a trasportare un film dalla povera trama, però un buon regista riesce a trasportare anche una trama leggera, in maniera una trama molto semplice, anche in maniera buona, può essere una cosa del genere. Il film all'inizio è molto convincente, con un'azione subito sparata, grande sequenza fantasy, ben girata, ben fotografata, con un ottimo CGI, con una buona CGI, eccezionale, se paragonata a quelle scandalose che ci sono state in questi periodi, vedi qualche giorno fa con Riddick, che ancora sono scandalizzato, anche After Earth, Lanterna Verde, e Shadowhunter, era pazzesco che ancora oggi dobbiamo vedere questa CGI così brutta, anche perché il budget c'è di questo film, non possono dire nulla, quindi... la CGI funziona ed è una sequenza di forte impatto visivo, la sequenza iniziale, però poi andando avanti con il film ti rendi conto che quella sequenza iniziale poi nel film non è che lo svolgimento è brutto, è scialbo o banale, perché le sequenze d'azione sono molto pesanti, molto ben fatte nel film. Solo che tu ti rendi conto che quasi la cosa che non funziona è la caratterizzazione dei personaggi
all'interno della storia, quasi come se tutto fosse mandato avanti solo dallo scenario visivo e non dalle emotività dei personaggi, che sembrano mandati avanti quasi soltanto con semplicità, con fin troppa semplicità. E anche la regia è meno convincente rispetto a quella di Chris Columbus, anche se non è da buttare, comunque di buon impatto. Le sequenze d'azione, nonostante siano molto frenetiche, riusciamo a percepirle tutte, anche se non in maniera così particolarmente incredibile. Non voglio parlare di capolavoro di regia. Il film è stato fatto in 2D, girato in due dimensioni, poi riconvertito in post-produzione in stereoscopia, in 3D praticamente. Il risultato è convincente, anche se non sto promuovendo il 3D subito in maniera immediata, diciamo, perché se da una parte c'è un livello di profondità molto scarno, cioè solo la prima parte secondo me è molto buona dal punto di vista di profondità visiva, perché poi tutto il resto sembra quasi essere piatto. L'immagine sembra piatta in diversi frangenti, non noti la tridimensionalità con gli occhialini. Però la sequenza iniziale è bellissima, anche gli effetti pop-up che all'interno della pellicola vengono divisi, messi buttati fuori nello schermo, non a caso, che sono ben utilizzati, promuovono alla fine, secondo me, la versione convertita. Però non è una cosa che si può fare, di cui non si può fare a meno. Però è un... se lo vedete in 3D non mi dispiacerà, secondo me. Però anche qui manca, cioè, il fatto è questo: il 3D riconvertito ha sempre quel problema di avere l'effetto ghosting. C'è chi lo sa fare, chi sa evitare l'effetto ghosting, e c'è chi no. Qui in alcune circostanze si nota, vediamo che la riconversione non è pazzesca, incredibile. Quindi per quanto riguarda il film in sé, la sceneggiatura del film, secondo me è il punto cardine dell'ambiguità dell'intero prodotto. Il film scorre in maniera equilibrata, ma secondo me scorre in maniera troppo equilibrata. Il film non ha mai un punto di forza incredibile, e qui si notano i difetti che ha avuto il regista, quei difetti che nel primo venivano nascosti da un buon film, che era il primo. Qui i difetti, cioè, che si rifanno molto alle serie alle saghe fantasy come Harry Potter, le sequenze di Harry Potter qui sono palese. C'è la sequenza di che sembra quella di un ippogrifo, non entro nei dettagli, ce ne sono talmente tante. Una sequenza che ricorda il nottetempo del prigioniero di Azkaban, non è che mi dispiacciono, però quando poi tu nel questo secondo film ti rendi conto che tutto ciò che c'era di buono nel primo sembra quasi essere stato messo in secondo piano, e queste cose vengono quasi accentuate, ti storce un po' il naso a guardare questo secondo Percy Jackson. Quindi il naso ti si storce, quindi ti rendi subito conto che qualcosa non va all'interno di questo secondo Percy Jackson. Però voglio essere sincero, secondo me, mia personale opinione, non ci troviamo di fronte a un brutto film, ad una brutta sceneggiatura, però a un film che dura meno del primo, il primo durava 2 ore precise, questo 1 ora e 46, un quarto d'ora meno, che prova a sfondare la barriera della normalità, della semplicità, perché le sequenze d'azione sono veramente tante, la fantascienza nei film è veramente tanta, però non riesce mai a staccarsi dalla normalità che ha il film. E il fatto è questo: non è malfunzionante, però secondo me uno dei difetti più grandi è il fatto di aver accentuato la comicità, che non è una cosa brutta, ma se tu accenti la comicità, accentuami anche tutto il resto dei personaggi, devi caratterizzarmi tutti i personaggi, perché se tu mi riesci a far ridere, però i personaggi poi non vengono caratterizzati, io a un certo punto poi non rido più, non riesco più ad immedesimarmi in quei personaggi, a capire cosa provano e quindi a ridere assieme a loro. Ed è questa la cosa che secondo me non funziona. I rapporti tra i personaggi, soprattutto tra quello tra Percy e suo fratello, non è spoiler, c'è nel trailer, vengono svolti e caratterizzati quasi male, e a visione completa, quando tu vedi poi come va, ci sono delle frasi di rito semplici che ci sono sempre in questi film che sono banali, ti rendi conto che risultano quasi fuori luogo queste frasi, quindi tu ci rimani un po' così, dici ok, va bene, cioè non ti rendi subito conto. E appunto le interpretazioni attoriali sono penalizzate da questo. Logan Lerman fornisce un'interpretazione
più pacata rispetto a quella vista nel primo capitolo. Lì era molto più carico, molto più frenetico. Qui sembra quasi essere più tranquillo anche lui assieme alla sceneggiatura, così come anche il personaggio di Brenton T. Jackson, che lui è sempre suo padre Rick, un grande personaggio che su di lui era basata l'intera comicità del primo film, e qui viene quasi messo in secondo piano. Infatti per una parte del film lui non ci sarà, sparirà. Il punto cardine della comicità del primo film era lui, qui viene quasi messo, viene messo da parte praticamente per far strada a un altro punto cardine della comicità del film, che è Douglas Smith, quello che è praticamente il fratello di Percy Jackson nel film. Poi c'è Alessandra Daddario, che è buona, basta, che è veramente, che con quei suoi occhi buca lo schermo, perché sono degli occhi azzurri enormi, grandiosi, veramente belli. L'interpretazione qui è bionda, prima era bruna. Interpretazione quasi come quella del primo, cioè non cambia molto. La cosa che mi è veramente piaciuta rispetto al primo film, che c'è la presenza di Stanley Tucci e di Nathan Fillion. Stanley Tucci e Nathan Fillion incarnano ancora di più la comicità del film, e sono quei pochi personaggi che, siccome si vedono poco, sono caratterizzati veramente bene e funzionano veramente tanto. Perciò, allora, non voglio bocciare Percy Jackson, l'idea dell'Olimpo, il mare dei mostri, perché secondo me è un film che riesce, secondo me, nel suo intento, quello di intrattenere, quello di creare comunque una storia di fantasy molto buona, però ha un difetto: riesce ad essere più sopra le righe del precedente, perché ha più comicità, appunto, in ambito comico riesce ad essere ancora più sopra le righe, però tralascia una cura nella caratterizzazione dei personaggi e nella sceneggiatura, perché non è che ci sono buchi nella trama, però i difetti che la saga aveva nel primo film e che riuscivano a essere coperti da Chris Columbus, secondo me qui Thor Friend and Tal non riesce a coprirli. Quindi ci sono delle sequenze che non possono non essere trascurate. Secondo me è molto più calmo, molto più tranquillo come film, quindi a me è piaciuto il primo, anche questo secondo non è dispiaciuto, però ci sono i toni trattati, cioè le sequenze fantascientifiche ci sono e sono grandiose, forse anche di più del primo film, anche se lì c'erano delle sequenze veramente belle secondo me. Qui però è tutto il resto che, tranne la comicità, che risulta monotono, più moscio. Però secondo me non è così da buttare, comunque è un film apprezzabile, però è veramente, c'è poco mordente in questo film. Niente, recensione finisce qui, fatemi sapere se voi l'avete visto, cosa ne pensate, sotto contatti Facebook, Twitter, Google+, Instagram, recensioni scritte, cose varie, e noi ci vediamo alla prossima recensione, ciao a tutti!